Questa mostra fotografica è il risultato dell'iniziativa intrapresa l'anno scorso in occasione della rievocazione storica di Pomposa. Il concorso è intitolato Pomposia Imperialis Abbazia, concorso fotografico al quale hanno partecipato 30 fotoamatori della regione Emilia-Romagna. Ci hanno consegnato 148 opere. In questa mostra allestita qui ad Argenta ne sono esposte 98 su 26 pannelli. La giuria tecnica che ha esaminato tutte le opere, che si è trovata veramente in difficoltà per scegliere la migliore, perché ce ne sono di tante belle, ha detto che il risultato anche da un punto di vista tecnico fotografico è molto molto buono. Il vincitore è risultato una signora di Ozzano Emilia, che qui potete vedere nel pannello. Ha vinto la signora Cerè Elisa, e sono stati il secondo premio, il terzo premio, tante segnalate. Noi abbiamo intenzione, l'abbiamo già fatto, ci stiamo organizzando per il secondo concorso della rievocazione storica, che avverrà l'11 maggio del 2008. Qui ci sono 5 mie opere che sono esposte, una ha rischiato di vincere, però eravamo d'accordo con il gruppo dei fotomatori di Codigoro che i codigoresi non dovevano vincere, non potevano vincere, però la giuria è arrivata, poteva assegnargli un premio. A un certo momento ho detto no, questa non va premiata, perché è uno di Codigoro, era mia, ecco la fotografia. Per quanto riguarda la mostra fotografica che abbiamo qui in esposizione da oggi 28 marzo 2008 al presidio ospedaliero di Argenta, rappresenta una delle tante iniziative che viene a corollare ed arricchire l'evento della rievocazione storica a Pomposa. Quest'anno, oltre al concorso fotografico, all'allestimento dei borghi, avremo anche una iniziativa molto esemplare, ovvero la riapertura del campanile dell'Abbazia di Pomposa. I visitatori potranno raggiungere il culmine del campanile e vedere la bella zona del Delta. L'occasione per noi è piacevole, perché abbiamo preso contatti con i colleghi del comune di Codigoro per una serie di scambi anche futuri nell'ambiente del turismo e della cultura, che sicuramente faranno piacere sia a noi come comune di Argenta che a loro come amministrazione comunale. Quindi io ho semplicemente fatto gli onori di casa con tanto piacere.